La plastica ha rivoluzionato il nostro mondo, basti pensare che ha rivoluzionato la medicina con dispositivi salvavita, ha reso più leggere le automobili permettendo di risparmiare sul carburante e quindi di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici di gas serra, ha salvato vite con le incubatrici oppure con i caschi o addirittura ha reso l'acqua potabile attraverso delle attrezzature idonee. Le comodità offerte dalla plastica hanno portato però ad una cultura dell'uso e getta che rileva il lato oscuro di tale materiale. Infatti dalla sua invenzione la plastica è entrata a far parte della nostra vita in quantità sempre maggiori e inoltre l'evoluzione tecnologica è riuscita ad aumentare il suo grado di resistenza a tal punto che è divenuta un serio problema per l'ambiente. Inoltre l'enorme produzione di plastica che è avvenuta in questi anni ha di gran lunga superato la nostra capacità di gestione di tali rifiuti. L'inquinamento da plastica è divenuto uno dei temi ambientali più pressanti, specialmente quello legato agli oggetti usa e getta di plastica, che sta soverchiando la nostra capacità di gestire tali materiali. La maggior parte della plastica raggiunge il mare o dalla terraferma oppure dai nostri nastrotrasportatori, che sono i nostri fiumi. In mare la plastica si disperde e diventa irraggiungibile in quanto l'azione del sole, del vento e delle onde degradano la plastica in piccoli frammenti, cosiddette le microplastiche. La plastica contaminata dal cloruro di sodio, ovvero dal sale, non è riciclabile e non è riutilizzabile in quanto il cloro sviluppa composti pericolosi. Le specie possono interagire con i rifiuti marini attraverso l'ingestione, l'intrappolamento e il soffocamento. Gli animali marini ingoiano la plastica quando si scambiano il cibo, oppure la ingoiano mentre si nutrono oppure mentre nuotano. Una volta ingerita può ostacolare la loro digestione o lacerare il loro intestino. E tutto ciò può interferire con la loro capacità di nutrirsi, di foraggiarsi, portandoli purtroppo alla fame o alla morte. Quando gli animali marini restano impigliati nella plastica possono annegare, soffocare a morte o subire traumi fisici come ad esempio amputazioni oppure l'insorgere di infezioni. L'impigliamento può anche portare ad una malnutrizione quando impedisce loro di nutrirsi in maniera corretta. Allora, questa mattina... Ai! Abbiamo trovato questa tartarughina, adesso la stiamo liberando perché l'abbiamo fatta recuperare, c'era tutto questo addosso, una zampa, polella. Adesso la liberiamo, ciao cara, dovrebbe essere una caretta, vai bella!